Ciao a tutti ragazzi, io sono Simon Signor Giallo Rosso ed oggi sono qui a commentare un'ufficialità di mercato perché William Biandà è un nuovo calciatore della Roma. Al Lens, proprietario del cartellino del calciatore fino a pochi giorni fa, andranno 6 milioni subito, più 5 di bonus, più il 15% su una futura rivendita. Quindi una cifra abbastanza alta e si calcola che il calciatore, il ragazzo, ha fatto poche partite in Ligue 2, paragonabile alla nostra Serie B. Comunque ha molte qualità. Si vede che già è portato per continuare a giocare a calcio nei grandi palcoscenici, anche quello europeo, e per me abbiamo fatto un ottimo affare perché lo paghiamo poco, verrà a sostituire Capradossi che dovrebbe partire in prestito e come quinto di difesa che potrebbe anche apprendere da giocatori esperti come Fabio Marcano o proprio top player come Manolas, può solo che far bene e ovviamente è scavalcato nelle gerarchie da tutti, anche da Juan Jesus scontatamente, ma per me potrebbe scalare anche posizioni, magari nel taccuino di Francesco che vede il difensore di Chea, magari potrebbe metterlo sopra a Marcano se si dovesse rivelare un acquisto così e così, o sopra a Juan Jesus. Comunque per me è forte, in patria lo paragono a Varane, ma per me per caratteristiche, essendo un po' informato, avendo visto qualche video, perché non seguo assolutamente il Lens, posso dire che è più simile a un Titi piuttosto che appunto al difensore del Real Madrid. Comunque è molto forte, diciamo, è molto alto nonostante la giovane età, perché non so se ve l'ho detto, è un classe 2000, quindi è giovanissimo ragazzi, appena 18 anni, ma secondo me potrebbe far veramente veramente bene. Comunque non diciamo, non ci possiamo lamentare, sì, viene pagato abbastanza, però se si calcola che è un 18enne che comunque gioca già in nazionale nel 21, quasi titolare, e viene pagato solamente 6 milioni, non ci si può lamentare calcolando i prezzi folli adesso. Poi se dovesse far bene gli pagheremo 11, ma se dovesse far veramente bene gli 11 diventerebbero anche irrisori per l'attuale valore del giocatore. Poi la percentuale, se lo dovessimo rivendere a poco ovviamente non faremo un affare, ma se lo dovessimo rivendere a molti molti soldi ci faremmo un affare, e l'affare lo farebbe anche il Lens. Quindi io questa trattativa accontenta tutti, il calciatore perché comunque va in un grande club e può fare finalmente il grande salto esprimendosi forse anche in Europa, ne dubito, però può darsi. Ovviamente fa contento il Lens che ricava, che monetizza dalla sua cessione una buona cifra per calcolando 18enne, e fa contenti la Roma che comunque ha un giovane a disposizione che potrebbe esplodere un futuro, un possibile o un probabile, molto, molto e probabilmente, scusate la ripetizione, top player che si trova praticamente già in casa avendolo pagato due spicci. Come detto, Monchi vuole intraprendere un progetto comprando giovani forti. Comunque Kluivert è giovanissimo, un 99, ma è fortissimo. Cristante è un 95, ma ha già dimostrato molto. Coric non lo conosco. Coric, scusate, mi sbaglio sempre. Coric non lo conosco benissimo, però molti ne parlano un gran bene. E comunque affiancando i giocatori di esperienza come Marcano, come l'anno scorso con Kolarov, comunque è un progetto molto buono per me. Poi ci sta bene Nainggolan perché non si è comportato bene e Monchi ha detto che ci mette anche la faccia per la cessione, quindi io sono d'accordo. Monchi però sta facendo un ottimo lavoro da DS. Fatemi sapere voi cosa pensate dell'acquisto di Biandaglio. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, di commentare e di iscrivervi al canale. Ciao a tutti.